Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte che scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo passati attraverso le miniere e siamo sbucati dall'altra parte di questa gola, diciamo. Il punto è che c'è un uomo ferito lì, ma non possiamo aiutarlo. Vediamo se in città, al Tempio di Lama, qualcuno può aiutarci. Questo è il Tempio di Lama, benvenuti viaggiatori. Il deserto di Lama, campi avanti, è torrido, riposatevi un po', grazie. E che succede se ti leggo? La mente? Sono troppo preoccupati, in quelle condizioni non si può attraversare il deserto. Lo so. Tu sai cos'è la meditazione? Sì? Ti permette di trovare la pace chiudendo gli occhi e separando la mente dal mondo circostante. Ho fame. Mi hai parlato, sento in te molta insicurezza e preoccupazione. Sento pensieri non puri nell'uomo vicino a me, non è abbastanza allenato. Certo. Tra l'altro questo hanno dimenticato di mettere la maiuscola. Giovani viaggiatori, venite da Est, che per voi è di qua, per me è di qua, sì. Vi siete fermati a Xian lungo la strada? Il maestro Fe di Xian è molto vicino al nostro maestro Ama. Spesso gli studenti del maestro Fe proseguono qui i loro allenamenti. Oh, ma guarda, è una pietra. Ovviamente la lasciamo lì perché a noi non ci serve. Cosa nasconde questo sasso? Colui che può vedere l'invisibile vedrà la verità. È scritto sulla parete. Insomma, che verità si nasconde in codesto luogo? Sapevi che Ama è la più grande maestra del Chi? No. Bene, oggi capirai che Ama è davvero la più forte con il Chi. Il Chi. Il Chi è con la K. La maestra Ama sta meditando, vi prego di fare assoluto silenzio. Va bene. Bene, Jeko, tu e i tuoi compagni adepti siete finalmente arrivati. Salve, maestra. Come faceva a sapere di noi? Finalmente arrivati, ci stava aspettando. Sì. Ma come faceva a sapere che saremmo arrivati? Avevo previsto il vostro arrivo. Certo. Sapevi che saremmo arrivati, quindi? È da molto che vi sto aspettando. Siete alla ricerca degli astri elementali. Anche tu conosci la storia degli astri elementali, ma chi sei? Sono un adepto di Giove proprio come Ivan. Davvero? Io non sono un adepto di Giove. Cosa stai dicendo? Lo sei, Ivan, anche se ancora non lo sai. Scusami, nessuno di noi tre gli ha detto fino adesso sei un adepto anche tu. Come fai a dirlo? Tu non hai forse il potere di leggere nella mente? Beh, sì. Solo gli adepti di Giove hanno questa abilità. Hai predetto il nostro arrivo, usi anche tu la psicoenergia? No, uso il Chi. Oh, bella domanda, signorina mia. Sì, l'abilità di conoscere gli eventi appartiene agli adepti di Giove. Quindi anche Ivan può imparare a predire il futuro? Lo sa già fare. No, in realtà no, non credo proprio. È così, è solo che ancora non sai di avere quell'abilità. Il potere di Giove deve essere enorme se può aiutarti a predire il futuro. Oh, ma Ivan può apprendere un potere ancora maggiore. Davvero? Quale potere ancora maggiore? Rivelazione. Beh, oddio, se devo scegliere tra rivelare l'invisibile e vedere il futuro, io sceglierei più la seconda, sai. Rivelazione. Sì, ho atteso a lungo di poterti trasmettere il potere della vera visione. Hai atteso qui nel Tempio di Lama soltanto per insegnare la rivelazione a Ivan? Rivelazione vi servirà per raggiungere i vostri obiettivi. È vero. Col tempo gli adepti di Giove possono apprendere da soli rivelazione. Ma i tempi sono stretti, quindi devo insegnarvelo io. Ma questo potere da solo non basterà a trovare Saturos, perché continua a procedere. Sono stati Saturos e i suoi compagni a bloccare la strada della seta. Ah, ok. Felix e gli altri, vero? Che codardi! Felix è condannato ad un destino terribile che non augurerei a nessuno. Un destino terribile? Cosa intendi dire? Mi dispiace, non posso dire di più su questo.
Ora dobbiamo concentrarci sul potere di rivelazione. Vi servirà rivelazione per attraversare il deserto stregato di Lamakan. Un deserto stregato? Ma è possibile? Beh, ormai ti sorprendi di qualcosa, Garrett. Tu ci credi, Jaco? Beh, io non me la bevo. Perché ci serve rivelazione per attraversare il deserto? Con tutto quel caldo non è mai stato facile attraversare il deserto di Lamakan. Ma ora che il male si è impadronito, quel deserto è diventato proibito. Entrare in quel deserto è quasi come firmare la propria condanna a morte. Ma allora come ha fatto Saturos ad attraversare un posto simile? Saturos ed Exia sono adepti di Marte. È solo una supposizione, ma credo che riescano a far abbassare la temperatura mentre attraversano il deserto. Continuo a non capire. Come potrà esserci utile la rivelazione in un posto così? Con rivelazione potrete trovare delle osi per difendervi dal calore. E perché dovremmo usare rivelazione? Potremmo trovare le osi anche senza, no? Non è così semplice. Sai cos'è un miraggio? Certo. Il deserto è pieno di miraggi che impediscono di vedere le cose chiaramente. Senza rivelazione non potrete mai attraversare le osi. No, attraversare o... Allora è meglio che Ivan apprenda rivelazione, non credi? Sì, non voglio morire in un deserto stregato. Ivan, dovresti farti insegnare dalla maestra Ama l'uso di rivelazione. Che succede, maestra Ama? Puoi trasmettermi rivelazione, vero? Non so se potrà funzionare. Per prepararmi ho provato a trasmettere un mio potere ad una allieva, ma non si trattava di rivelazione. Non si trattava di un'adepta. Ma credevo che chiunque potesse migliorare un'abilità già posseduta. Tuttavia, non ho visto in lei alcun cambiamento. Un cambiamento c'è stato. Ora predico il futuro anch'io. Feizi, che ci fai qui? L'ho sentito. Sentito? Cos'hai sentito? Che Azu è in pericolo. Uzu. Uzu è andato via di qui molto tempo fa. Lo so, ma Uzu non è tornato a Xian. I massi delle montagne. L'ho sentito, sono passata dalla miniera per chiedere aiuto. Io non ho presagito nulla perché mi concentravo sull'arrivo di Jaco. Ma perché il potere ti ha raggiunto solo ora, dopo tutto questo tempo? Le gemme cadute dal cielo, una mi ha colpito proprio in testa. Gesù, ha bisogno di un sasso tank. Ah, predico il futuro. Le gemme. Le pietre psicoenergetiche. Allora, dopo tutto, può funzionare. E Uzu? Sbrighiamoci, dobbiamo aiutare Uzu. Maestra Ama, e noi? Rivelazione? Sì, un attimo. Ah, dimenticavo. Credo di aver trasferito il mio potere a Feizi. Funzionerà senz'altro. Ivan apprende rivelazione. Dovrebbe funzionare. Potete usare rivelazione per superare il deserto. La mia rivelazione non è ancora abbastanza forte. Le osi non appaiono. Il resto dipende da Ivan. Ivan, mi fa piacere vedere che sei diventato un uomo così forte. Ivan, tu e la maestra Ama vi conoscete? Non credo, no, ma ha un aspetto familiare. Felix e gli altri saranno molto più avanti di noi. Già. Allora è meglio sbrigarsi, dai, andiamo. Non possiamo andarcene così. Ama avrà bisogno del nostro aiuto. Ha solo Feizi a darle sostegno, l'aiutiamo anche noi.
Allora, ammetto che la prima volta da bambino che ho fatto questa parte ho preso, sono andato dritto al deserto. Ma non per cattiveria, proprio non ci ho pensato tornare indietro ad aiutare. Ho più preoccupazioni per Felix e gli altri, ma non possiamo lasciare Uzu così. Noi siamo con te, Jeko, sarai tu a decidere. Esatto, ho preso e ho tirato dritto per il deserto, io. Mi chiedo di cosa stesse parlando la maestra Ama. Del mio mal di gola che sta arrivando. Oh, mi dispiace, andiamo. Sbrighiamoci allora. E a proposito di rivelazione, la mettiamo già su questo tasto e vediamo che cosa si nasconde qui. Oh, ma guarda, una cesta con una linfa vitale. Siamo a 4 linfe vitali, dai, dai, non è male, non è male. Io le linfe vitali vorrei cercare di tenerle veramente immacolate, senza mai toccarne una e trasferirle nel prossimo gioco. E ora cosa dovremmo fare? Proviamo ad andare qui. Oh, ma come hanno fatto ad andare da quella parte? Oh, molto comodo questa entrata, no? Maestra Ama, buongiorno. Uzu, è tutto a posto? Sì, maestra Ama, ma non posso muovermi, il masso... Che bello, Feizi, Uzu sta bene. Sì, ti ringrazio, ma come facciamo a liberarlo? Bella domanda. Non ho abbastanza potenza da tirare su quel masso. Io non ne ho idea. Ci penso io, tranquille. Prima di tutto voglio vedere una cosa. Come facciamo a spostare i massi? Uzu sembra esausto, non è un bel segno. Uzu, come va? Sono intrappolato tra queste rocce. Almeno non sono stato schiacciato. Eh beh, certo. Vorrei urlare, ma Feizi non vuole. Eh beh. Allora, ciccio, ti aiuto io, tranquillo. Jeko, l'hai alzato tu il masso? Guarda, il masso si è sollevato. Presto, Feizi, dobbiamo liberare Uzu. Stai pronto, Uzu, sto per tirare. 1, 2, 3. Maronna. È a metà, ancora uno sforzo. Vai tranquilla, tanto non è che sto avendo problemi. Ce la fai a resistere ancora un attimo? Voglia. Grazie, Jeko. Sei pronto? Ora tiro. 1, 2, 3. Ale. Ale. 1, 2, 3. Ce l'abbiamo fatta, maestra Ama, Uzu è libero. Ce l'abbiamo fatta, Feizi. Grazie, Jeko. Fosse stato un problema. Dobbiamo chiedere al maestro Fei di curare le ferite di Uzu. Gli chiederò anche di levare il massi di mezzo. Ottima idea. Se la strada della seta restasse bloccata, ne soffriremmo tutti. Adepti, grazie ancora. Vi sarò per sempre riconoscente. Non credevo che sareste venuti ad aiutarci. No, Ama, siamo noi a doverti ringraziare. Grazie per averci insegnato il potere di rivelazione, ma ciò che hai detto... Che cos'è, Ivan? No, fa niente. In realtà sono io che ho proposto di aiutarti, giusto? No. No, Garrett, davvero, tu volevi partire. Jeko, Mia, non fatemi fare la figura dello stupido. No, Garrett, non ti preoccupare. Buon viaggio, amici. Spero di vedervi presto. Ciao anche a te, allora. Non volevi chiedere alla dama cosa intendeva prima? Non sappiamo quando rivedremo di nuovo la maestra Ama. Jeko, non pensi che dovremmo chiedere alla dama cosa intendeva? No. È Ivan che deve chiederlo. Come? Allora dobbiamo andarcene così. Grazie a tutti. Ma ora è meglio partire. Che vuoi dire? Dopo aver detto quelle parole, Ama non mi ha più guardato negli occhi. Beh, questo aumenta la mia curiosità. Ma non la mia. Non ti preoccupare, credo che non me lo direbbe neppure se glielo chiedessi. È solo che... La maestra Ama me lo dirà quando avremo compiuto la nostra missione. Dovrò crederci. Tempio di Lama. Allora, io
voglio controllare una cosa prima. Perché ovviamente sì, non è successo niente in questo episodio. Oh, ma guarda, il passaggio è libero. Molta gente rixiana l'ha aiutata a spostare le rocce. Erano così pesanti. Eh beh, certo. Abbiamo spostato le rocce, così ora puoi passare. Fantastico. Niente più miniere, eh? Allora, torniamo a Xian. Prima di tutto, ci riposiamo alla locanda. E ora... io casto rivelazione in ogni cacchio di città in cui arriviamo. Vi direte perché? Perché rivelazione, oltre appunto a rivelare cose nascoste, ti fa vedere in quale cesta è nascosto un oggetto. Ovviamente non ti dice che cosa, però almeno sai dove andare. Comunque non siamo tornati qui per questo e basta. Sono tornato per vedere se il maestro Fe ci dice qualcosa sulla situazione. La predizione di Feizi si è avverata. Ora so che può veramente presagire il futuro. Tutto qui, maestro? Usu, come va? Tornando al tempio di Lama, sono stato ferito alle rocce che cadevano. Peccato, il mio allenamento non mi è stato d'aiuto. Eh beh. Benvenuto, guerriero. Tutto qui? Ah, ok. Grazie a te, Adama, Usu, sei sano e salvo. Ve ne sono riconoscente. Ah, wow. Sapevo che qualcuno mi avrebbe liberato. Grazie, grazie a tutti. Ma allora Feizi può davvero predire il futuro, è sorprendente. La maestra ama grandi poteri. Li hai anche tu, giovane guerriero. Siete entrambi eccezionali. Wow, tutto qui? Io che mi aspettavo una qualche tipo di ricompensa. Vabbè, a volte non bisogna fare qualcosa per ottenere qualcosa. A volte la si fa e basta, giusto? E dunque voi penserete: bene, ora che hai ottenuto rivelazione, potresti tornare indietro nelle zone precedenti a vedere cosa c'è. È vero, potrei farlo, ma abbiamo di mezzo la foresta, labirinto e... al momento non ho intenzione di rifarla. Ma, proprio dopo... il deserto, ci sarà molto più semplice tornare indietro. Deserto di Lamakan. Quindi, signori, noi ci fermiamo qui. Sì, lo so, in questo episodio non è successo granché, ma a livello di storia siamo avanzati, ovviamente. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.